Diffondere sempre più la percezione della figura del segretario comunale come dirigente apicale all'interno della pubblica amministrazione e degli enti locali, riconosciuta definitivamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 del 2019. È questo l'obiettivo del convegno Il segretario comunale e la direzione apicale, organizzato oggi pomeriggio dall'UNSCP, l'Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, al Castello di Parella, in provincia di Torino, e che ha visto la partecipazione di rappresentanti della categoria, ma anche del mondo accademico, della pubblica amministrazione, delle istituzioni e del governo, con la presenza del vice ministro dell'economia Laura Castelli. Tra i relatori della giornata anche il viceprefetto di Torino Valeria Sabatino e il presidente dell'ANCI Piemonte Alberto Avetta. A presiedere e coordinare i lavori il segretario nazionale dell'Unione Alfredo Ricciardi, insieme ai vice segretari vicari Antonio Ledonne e Amedeo Scarsella. A fare gli onori di casa il segretario dell'UNSCP Piemonte Luca Costantini e il componente della segreteria nazionale dell'Unione Gianfranco Cotugno. Il convegno di oggi è un momento importante che vede la presenza di autorevoli esponenti del mondo accademico e del governo con l'intervento del vice ministro all'economia Laura Castelli e ruota attorno alla figura del segretario di cui si torna a valorizzare il ruolo e la funzione di direzione complessiva all'interno degli enti locali. La giornata di oggi offrirà e sta offrendo spunti interessanti di riflessione per arrivare a prospettare un trattamento economico, contrattuale, normativo correlato a queste funzioni. Il contratto sarà molto importante perché al di là del trattamento economico in realtà è principalmente il compito di definire con profondità e attenzione queste funzioni di direzione apicali e al tempo stesso il coniugare il tutto con la lettura che ha dato della figura del segretario alla sentenza della Corte Costituzionale che ne ha affermata senz'altro la funzione apicale e questa capacità di coniugare un'attività di supporto e collaborazione agli organi politici nel segno della legalità e del buon andamento con la funzione complessiva di sovrintendenza e coordinamento ai dirigenti. Gli enti locali possono continuare a camminare e camminare meglio solo se i segretari comunali continuano a essere quel presidio di legalità e di aiuto costante a chi ha un incarico come quello del sindaco. Oggi è un giorno importante perché tutti i giorni i segretari comunali sono al mio fianco e mi aiutano a capire se le cose che il legislatore propone sono buone o meno buone per i comuni. La sfida è molto grande, ma si deve andare avanti perché non si possono lasciare i cittadini da soli e i segretari comunali hanno dimostrato in questi anni di essere vigili e di poter fare la differenza e questo per lo Stato è importante, per me loro sono una parte dello Stato molto importante senza il quale non si potrebbe camminare insieme nella legalità.